Buongiorno a tutti, bentornati e eccoci di nuovo qui a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, martedì 24 aprile, sono le 12:34 minuti in questo istante, benvenuti. Oggi parliamo di istruzione, scuola, istruzione. Avremmo potuto farlo magari, che ne so, con il rettore della statale, con un grande professore, invece abbiamo potuto farlo con chi tutti i giorni ha a che fare con questo tema. Ma prima di presentare il nostro ospite, presento il padrone di casa del martedì, parliamo di periferie, e quindi Walter Cherubini di Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, buona giornata a tutti. No, dicevo Walter, c'è proprio un ospite, insomma, oggi parliamo di istruzione, potremmo scomodare chissà quali rettori, invece abbiamo voluto riportare qui un nostro caro amico, giusto? Ma questo è Direi vero. che Un caro amico, direi che vogliamo un attimino fare un aggiornamento anche alla luce di alcuni dati che sono stati forniti in questo inizio d'anno e anche recentissimamente, sia a livello nazionale sia a livello milanese, sulla situazione degli studenti nelle nostre scuole e in particolare con una focalizzazione sull'abbandono scolastico, per quello che abbiamo invitato Romano Ranaldi, che è presidente dell'Associazione Giovani e Famiglie e gestisce nel quartiere di Baggio uno dei più grossi e significativi doposcuola, perché ha 140 bambini. Dal lunedì al sabato, quindi senza soluzione di continuità, diremo, e ormai da lungo tempo, perché sono alcuni lustri che ha Storia consolidata, come una si presenza dice. importante. Quindi, da questo riferimento operativo e di azione, oggi diremmo di cittadinanza attiva, no? Che possiamo dare una lettura anche di alcuni dati e anche di alcune situazioni organizzative della scuola a Milano. Per quello sarebbe interessante magari avere un'interlocuzione con il direttore direttore del Della servizio scuola. regionale della scuola, perché questo è importante, perché c'è una ricaduta diretta anche rispetto a qual è la situazione dell'organizzazione scolastica in relazione anche agli abbandoni. Romano, allora, Sono qua. un po' che appunto non ci vediamo, possiamo dire che appunto sei il preside della più grande doposcuola di Milano, Il preside, forse. nome dirigente Il scolastico dirigente scolastico di uno dei più grandi doposcuole di Milano. l'orchestrale. Come sta andando? Nel senso, diciamo, è Allora, anni ormai che siete sul territorio, voi siete ormai oltre a fare un servizio appunto ci rincontriamo fondamentale, fate anche un po' raccogliere l'osservatorio, fate anche un po' l'osservatorio, perché insomma il l'osservatorio. mondo cambia davanti ai vostri Il occhi, mondo la cambia città. davanti ai nostri occhi, ma i problemi restano, perché se non ci sono problemi l'uomo non vive. Per cui voglio dire, la situazione del nostro doposcuola prosegue, l'intensificazione dei progetti si modifica, sono contento di essere tornato, mi sembra di dire le stesse cose, i contesti sociali delle periferie, quali hanno la maggioranza dei problemi di carattere scolastico per motivi economici, culturali e quant'altro. Pertanto abbiamo riorganizzato il nostro progetto e l'abbiamo chiamato Progetto Everest, sembra una parola importante, scuola, educazione e territorio. E abbiamo rappresentato all'interno di questo progetto gli altri tre progetti a quali noi andiamo a lavorare, che sono il progetto contro la dispersione scolastica, che sono molti anni che lo stiamo lavorando. Poi abbiamo il progetto TVB, Scuola Ti Voglio Bene, che questo qui riunisce al suo interno i compiti del Natale, l'assistenza ai bambini per gli esami e vacanze senza compiti. Questa ristrutturazione è necessaria perché abbiamo ampliato il progetto cercando di. Abbiamo fatto insieme a Fondazione Caritas un insieme di tre incontri che ci servono per sensibilizzare le famiglie. Che sono, è il progetto si mette con carità, ecco, rivolto la proposta formativa sui temi di responsabilità educativa, conflitti e anche il fenomeno di internet, il cyber rischio e Bullismo. tutte queste menate qua. Dopodiché abbiamo Queste menate fatto un qua progetto con sono carità proprio di me.
gli altri tre incontri legati per le famiglie, per la sensibilizzazione del territorio. Insomma, come abbiamo visto anche già la scorsa volta, appunto, diciamo, tanti tanti progetti che fate sul territorio, tanti progetti che verrebbe da dire quasi sono costretti a fare loro perché manca invece chi li fa, anche verrebbe da dire, no, a volte, Walter? Ma io vorrei, allora, inquadriamo un attimino le cose. Cerchi di far capire perché, la portanza, l'importanza. Perché, Romano Ranaldi diceva ci sono determinate situazioni che sono il risultato di condizioni sociali ed economiche. Okay. Io mi permetterei anche, ma è uno degli approcci che abbiamo noi come Consulta Periferie Milano in termini generali, che è quello di guardare generalmente alcuni aspetti alla luce di correlazioni con uno scenario più ampio. E cioè, esiste un problema di organizzazione per quanto riguarda la struttura delle scuole presenti sui territori e in particolare nelle periferie. Perché noi abbiamo in mente, anche quando eravamo giovani, il tema dei supplenti. Uh-huh. Arrivava un supplente, dopodiché dopo qualche mese arrivava un altro supplente e poi arrivava ancora un altro supplente. È chiaro che noi oggi focalizzeremo un po' il tema dell'abbandono scolastico, un abbandono scolastico che negli ultimi 10 anni, stando ad appunto rilievi nazionali, ci sono stati negli ultimi 10 anni a livello nazionale circa 6 milioni e mezzo di iscritti al primo anno delle scuole superiori. Di questi 6 milioni e mezzo di iscritti, dopo una frequenza media di 2 anni e mezzo, 1.700.000 ha abbandonato la scuola. Questo qui è uno dei dati significativi, vuol dire che noi abbiamo una formazione dei nostri giovani che è una formazione meno 25%. Uh-huh. No? E vuol dire anche, di converso, perché c'è anche una ricaduta di utilizzo delle risorse, noi abbiamo un mancato utilizzo di circa 27 miliardi di euro in questo quasi. Periodo. Allora, è importante avere questi elementi e questi riferimenti di riflessione, perché con tra l'altro una incidenza superiore al primo anno anche della dispersione, vuol dire che c'è un passaggio che va dalle scuole medie alle scuole medie superiori che è parecchio traumatico, perché l'abbandono di questo genere, 25%, è un abbandono piuttosto elevato, e anche delle ripercussioni economiche. Quando noi diciamo che non abbiamo risorse, non abbiamo risorse, però ci dobbiamo mettere nell'ottica anche che non ne abbiamo utilizzate bene 27 miliardi, che sicuramente sono delle risorse. Poi, come possiamo risolvere questi temi? Vediamo, ma l'importante è che abbiamo anche una consapevolezza di quello che è lo stato dell'arte, altrimenti procediamo per impressioni, per slogan, ma non andiamo esattamente al nocciolo della questione. Una, dicevo prima, del personale, degli insegnanti supplenti. Uno sicuramente, abbiamo parlato di questo tema, ma una sicuramente delle situazioni importanti che bisogna tenere in considerazione e a cui bisogna anche dare risposta, perché è una risposta che continua a non arrivare, è quella esattamente, per esempio, dei dirigenti scolastici. I dirigenti scolastici, ci sono tante, numerose scuole, in particolare nelle periferie, noi facciamo un ragionamento su Milano, dove il dirigente scolastico o addirittura non c'è, o è messo lì in attesa di passare da un'altra parte, per cui anche lui è un dirigente scolastico supplente. È chiaro che se già dal vertice dell'organizzazione scolastica territoriale gli manca la testa, è una testa precaria, c'è tutta una ripercussione sul funzionamento della scuola, e quindi anche la progettualità per dare risposta alle esigenze, in particolare dei ragazzini che frequentano le scuole, è comunque inferiore. Ecco, questa è un pochettino la situazione, ed è dovuta anche a una serie di normative che presidiano il mondo della scuola e che quindi sono state fatte da
i ministeri, il concorso dei sindacati, le organizzazioni dei presidi e qualcuna e quant'altro, dove abbiamo citato qualche tempo fa, ma è esemplificativa, dove una dirigente scolastica che è distaccata in un paese europeo mantiene la propria posizione nella scuola, e quindi nella scuola, in quella scuola lì, non può avere un sostituto stabile, no? Un dirigente, anzi non un sostituto, non può avere un dirigente stabile, per cui noi sicuramente manteniamo la qualifica al dirigente che è distaccato magari da 9-10 anni da altre parti, però non possiamo pensare che per 9-10 anni ci sia una scuola che non ha il dirigente scolastico stabile, perché bisogna mantenere questo posto vacante, che continua ad essere vacante, perché questo va esattamente a detrimento del funzionamento della scuola, per cui il personale ATA che c'è, il personale insegnante che c'è, ma soprattutto gli studenti e anche le famiglie. Allora, se non mettiamo insieme queste due cose, cioè quello che vediamo come problematicità, ma anche quello che c'è come tipo di organizzazione, e non le mettiamo insieme, ma una continua ad andare avanti senza tenere conto dell'altra, noi ci ritroveremo di anno in anno sempre a ripetere le stesse storie. In più, appunto, mi dicevi, i dati sono veramente allarmanti, quelli che abbiamo visto poco fa. Anche i dati più cittadini, però, raccontano di una situazione abbastanza preoccupante. Sia Walter, che so che anche sì, Romano. Prego, Romano. Avevamo fatto questa osservazione. Cioè, un po', diciamo, che ti ne hai accorto anche da solo, forse, senza bisogno dei dati ufficiali. Perché è facile scrivere che uno su 20 in centro non arriva alla maturità, e uno su 5 la perde e non arriva alla maturità in periferia. È una questione economica, culturale della famiglia, perché le famiglie dove hanno al loro interno una cultura, dove ci sono dei laureati o persone anche economicamente evolute, l'intervento sui ragazzi diventa facilitato, c'è maggiore magari responsabilità, eccetera. Se vogliamo creare effettivamente una società multiculturale, dobbiamo intervenire non solo sulla dispersione scolastica dei ragazzi, ma sulle famiglie. Le famiglie, già le nostre sono un po' precarie, perché vediamo che la dispersione scolastica mediamente è intorno al 12-13%, per cui non è che sia una cosa... Però se noi non integriamo queste società degli stranieri, la perdita, la dispersione è molto più elevata, ma creare una società multiculturale dove l'istruzione ne è Cenerentola è un danno incredibile alla società. Se poi parliamo di danno economico, che, come ha riferito Walter, questi 27 miliardi in 8 anni per l'istruzione, c'è un danno economico che al momento, forse come avevo detto l'ultima volta, la Confindustria l'aveva misurato, ma non andiamo sui numeri. Il danno economico del paese sulle persone non culturizzate, deprivate da una cultura, da una professione o di una capacità lavorativa, porta un danno alla società che noi al momento non sembra visibile, ma sicuramente è pesante, pesante per cultura, è pesante per mancanza di lavoro, è pesante perché devi andare a assistere le famiglie. Io l'ultima volta l'avevo fatto attraverso i dati che mi ha dato i servizi sociali del 2016, che parlano di tutti questi ragazzi, tipo 729 che sono stati messi a carico dei tribunali, il 40% stranieri, e 374 nuclei familiari che sono assistiti per via di... E allora la situazione qui, la scolarizzazione di questa gente, di questi nuclei, che questi sono i marginali proprio, ma se vediamo anche pian pianino a scala, andiamo a rivedere le cose. Per cui è importantissimo intervenire sul problema, sulla ghettizzazione degli stranieri nei quartieri che non devono avvenire per le forme abitative, fare qualcosa che noi stiamo cercando di tentare di fare incontri, far partecipare la famiglia alle problematiche della crescita dei loro figli rispetto all'istruzione. Ecco Walter, intervenire. Chi secondo te deve intervenire in questo momento? Chi è il deputato, il primo che deve intervenire su un discorso del genere? Nel senso, è un discorso molto ampio, perché andiamo a toccare anche forse il sistema scolastico. Sappiamo, una scuola media che
non prepara minimamente alle scuole superiori ormai, cioè sono proprio due mondi troppo distaccati, una scuola elementare magari invece ancora a livello ma poi con una media veramente bassa, grande appunto dispersione scolastica, scuole che anche dal punto di vista diciamo della struttura a volte cadono a pezzi. Insomma, il tema secondo me va a toccare tantissimi punti, no? In situazioni sì. Poi di disagio, allora, spesso e volentieri va a toccare tantissimi punti e tantissimi elementi. Allora, noi siamo un pochettino orientati a fare lo storytelling, uh-huh. E quindi raccontiamo anche le cose che vanno, le cose che non vanno, però andare sulle cause che concorrono, perché poi sulle vicende umane in particolare è difficile entrare, ma andare a vedere anche sulle cause che possono concorrere a facilitare un sistema sociale, una convivenza sociale, questo raramente lo facciamo. Allora, per quello che abbiamo posto dei dati di riflessione numerici, i dati di riflessione numerici, in particolare in un momento in cui si dice che c'è scarsità di mezzi, c'è scarsità di risorse, ma allora andiamo a vedere come utilizziamo queste risorse. In qualsiasi famiglia, nel momento in cui si dice ma abbiamo pochi soldi o cose di questo genere, andiamo a vedere anche come spendiamo i nostri soldi, no? E quindi qualcosa magari di superfluo che potremmo anche non spendere, andiamo a verificare come lo stiamo spendendo. Uh-huh. Allora, il partire da 27 miliardi di euro che sono spariti o sono dati utilizzati porta una riflessione significativa, ma il dato economico lo porta direttamente a una riflessione sociale, e cioè è organizzativa, in particolare un aspetto organizzativo, perché l'organizzazione è un elemento che viene sempre posto come con noncuranza. Qual è l'organizzazione? Non si sa, ma bisogna fare delle cose, ma è inutile che io continuo a fare il dopo scuola, sto estremizzando il concetto, per una scuola dove manca il dirigente scolastico. Uh-huh. Allora è chiaro che ci deve essere un parlarsi direttamente tra tutti quei soggetti che intervengono, per esempio, nel processo educativo dei ragazzi, che sono il dopo scuola, ma sono anche l'associazione sportiva, sono anche l'oratorio, sono la scuola. Allora chi può farlo? Su un territorio chi può farlo, per esempio, è l'ente amministrativo, che magari, da cui dipendono magari anche tutta una serie di scuole, perché per esempio scuole elementari o cose di questo genere dipendono anche dal comune, ha una struttura, una visione comunale. Allora il municipio da questo punto di vista è uno degli organi e dei riferimenti significativi. Se il municipio però non ha questa possibilità di intervenire perché i regolamenti non lo prevedono come al solito, allora stiamo parlando di organizzazione, è chiaro che chi è che coordina su un territorio tutte queste cose? Chi è che si enfatizza molto il bullismo, le baby gang e quant'altro? Ma noi abbiamo per esempio una struttura di polizia locale sul territorio che può agire sicuramente. No? Però è chiaro che non può farlo se è destinata alla viabilità e basta. Invece il tema, complessivamente parlando, è dire bene, ma vediamo cosa c'è sul territorio, quali sono gli elementi, che le problematici, ma anche le risorse che abbiamo, e le connettiamo e ci parliamo. Allora il parlare, l'organizzazione è un po' una delle questioni che ci fa difetto, e per quello che, parlando di periferia in generale, noi diciamo che Milano ha tutte le risorse per risolvere i problemi. Il problema è che, siccome non fa sistema, la situazione è quella che è. Chi ce la fa, ce la fa. Poi si dice che c'è la Milano che viaggia a due velocità. No? Va bene, ma è chiaro che viaggia a due velocità. Chi è forte va avanti e chi è debole rimane debole. No? Allora, non si tratta di mettere insieme, si tratta di capire quali sono le motivazioni e quali sono soprattutto le risorse che non vengono utilizzate. Questo è il tema, e in questo caso sarebbe interessante capire dal direttore scolastico regionale, sapere delle scuole che ci sono a Milano, dove abbiamo all'incirca 800 scuole, e chi ha il dirigente effettivo
chi non ce l'ha, chi magari ha una situazione particolare dove il dirigente di un'altra scuola adesso fa anche il dirigente di quell'altra come sostituto. Ma il risultato qual è? Che uno che dovrebbe fare un lavoro dedicato a 100 lo deve dedicare a 200. Sì. Non mi sembra che sia una formula particolarmente brillante come soluzione, per carità, estrema ratio. Però quando questo diventa una situazione strutturale, e poi gli effetti li vediamo. No, i rapporti che diceva prima Romano, infatti, è una 5 e non è la stessa cosa. Siamo quasi in chiusura, però volevo appunto lasciare una delle ultime battute a te. Che cosa al momento, appunto, cosa vi serve al momento? Che cosa vi serve per poter continuare il vostro lavoro nel migliore dei modi? Vabbè, il nostro problema maggiore sono la quantità dei volontari, e stiamo facendo un progetto attraverso la Curia e la Confcommercio, manderemo dei dati per avere gli studenti delle scuole superiori che vengono a fare, diciamo, un aiuto scolastico. L'aumento dei volontari ci permette due cose: un possibile aumento dell'utenza, però c'è il limite degli spazi, però la qualità dell'insegnamento, dell'accompagnamento in alcuni soggetti più deboli, e questo ci aiuta. L'altro sono le risorse economiche che noi ci stiamo adoperando, perché questo progetto ambizioso prevede anche che noi due volte alla settimana, per i bambini che hanno un bisogno di un certo tipo, gli offriamo la pizza e poi gli facciamo un accompagnamento personalizzato, eccetera. Stiamo cercando di riprendere alcuni ragazzi che sono andati alle superiori nel primo anno per accompagnarli nelle loro difficoltà. Vediamo che vengono, sono contenti di venire, ne possiamo seguire solo una piccola parte, però vediamo che le difficoltà sono quelle di cui abbiamo discusso in questo momento, cioè escono da una scuola media, anche se hanno la volontà, anche quelli che erano bravini hanno bisogno di accompagnamento, perché non esiste, non si riesce a fare quel passaggio tra medie e superiori che è importante. Per cui il coinvolgimento, poi ci sarebbe un discorso lungo, le famiglie, il bullismo, che per vincere il bullismo la dispersione scolastica lo facilita, l'ambiente scolastico più regolato, le famiglie molto più attenti, è tutto un lavoro sociale importantissimo da fare, per cui non è che dobbiamo stare qui a spiegare il tutto, però esistono queste problematiche che vanno affrontate, e vanno affrontate in maniera intelligente, fatta, organizzata, tra scuole, perché la scuola da sola può fare tanto, ma senza la famiglia è come uno che c'ha una gamba sola. E i ragazzi vanno educati a una maggiore umanità, ad aiutare gli altri, e forse con maggiore umanità riuscirebbero ad essere meno bulli nella maggioranza. Perfetto, allora abbiamo ancora due minuti. Walter, lascio a te gli ultimi due minuti di trasmissione. Ricordaci anche scuole di periferie, ricordaci che c'è un appuntamento proprio sul tema dei dopo scuola a breve, giusto? Ma allora, che cosa possiamo fare? Innanzitutto è stato fatto uno studio della Fondazione ISMU per il Comune di Milano sull'abbandono scolastico. Questo può essere ridotto a un servizio su un giornale, una presentazione pubblica e poi chiudiamo tutto e ci rivediamo l'anno prossimo. Oppure questo tipo di studio che è stato fatto viene, diciamo così, divulgato nei territori e fatto conoscere nei territori, e può essere l'occasione affinché i vari quartieri, ci sono tutta una serie di, anche dei report giornalistici di quartieri che vengono nominati e sono i soliti che fanno parte delle citazioni consuete. Allora è inutile che noi continuiamo ad andare e fare le citazioni consuete dei territori consueti. Dobbiamo andare a chiamare a raccolta territorio per territorio tutti quegli, appunto, tutti i soggetti che entrano nel percorso, partecipano al percorso educativo dei ragazzi, scolastico e anche laterale allo scolastico, come diceva Romano, perché è un sistema educativo che deve funzionare. Purtroppo il tema educativo è un problema emergenziale negli altri paesi, in Italia tra gli altri.
Allora, noi abbiamo avviato un percorso che si basa sui doposcuola, perché se i doposcuola vengono indicati come una risorsa importante, uno strumento importante, un aiuto importante, allora dobbiamo sapere anche quanti sono a Milano. Il uh-huh. problema reale è che la città non ha idea di quanti siano i doposcuola. E se non ha idea di doposcuola non capisce nemmeno le risorse, nemmeno perché li deve aiutare, li aiuta a spot. Allora abbiamo avviato un percorso che si chiama Doposcuola difficile esistenza punto di domanda, abbiamo fatto un percorso che è iniziato nella zona 7, proseguito nella zona 9 e adesso cercheremo di estenderlo anche alle altre zone, chiamando appunto dal presidente della commissione scuola del Consiglio Comunale di Milano, al presidente di municipio, agli insegnanti locali, a chi fa doposcuola, cioè tutte quelle realtà, perché hanno bisogno di confrontarsi e interscambiare quelle che sono i dati, che sono normalmente mondi separati. Ecco, questo credo che sia il lavoro più significativo del percorso a scuola di periferie. Ecco, poi abbiamo visto che la locandina dell'otto l'abbiamo fatta vedere, no? Sì, questi sono una locandina, ecco, degli scorsi per dire che è un percorso che sta andando avanti, no? Che è iniziato, sta andando avanti e certo ha la necessità di uno sviluppo più organico e quindi ha bisogno anche dell'apporto di varie realtà, perché non possiamo pensare a Milano che uno risolva un problema per tutti, perché sono, le interconnessioni sono tante. Nello stesso tempo mi permetterei anche come ultima cosa, la scuola può arricchire anche la città, può anche portare decoro alla città alcune volte, e crediamo che sia un impegno che devono assumersi le scuole in particolare. C'è un esempio, gli istituti Vittorio Veneto e Ettore Conti in particolare, sui muri che danno su piazza Zavattari. Eccoli qua. Rispetto a veramente una cosa degradante che c'era con scritte di tutto, di più, hanno riqualificato esprimendo quello che è il loro studio. Il loro studio è uno studio scientifico, e quindi hanno realizzato 600 metri quadri di murale riportando i volti di alcuni personaggi importanti del mondo scientifico. Quindi per certi aspetti fanno conoscere che cosa c'è dietro al muro, lì si approfondiscono i termini scientifici, nello stesso tempo hanno ripulito il muro. Ecco, questa è una cosa che è partita come idea nel 2015, no? E ha avuto sviluppo nel 2018. Ci sono tutta una serie di tempi burocratici che non aiutano nemmeno questo tipo di operazione. Abbiamo detto anche sulle pulizie, abbiamo parlato. Su questo approfondiremo il tema appunto in una delle tappe di A Scuola di Periferie e lo faremo in particolare, una puntata l'abbiamo fatta a Chiama Milano il mese scorso. Perfetto, allora io davvero vi ringrazio tantissimo, grazie Romano di essere stato qua con noi. Ricordiamo la tua associazione. Associazione Giovani e Famiglia. La trovate comunque su internet, su Facebook, vi mettiamo come sempre i vari link. Venite, che il volontariato è grande per tutti. Ecco, insomma, su questo appello di Romano, che sappiamo sempre in cerca di volontari, ma per una causa davvero interessante e stimolante, anche viene da dire. Quindi scrivetegli, o scrivete a noi che vi diamo i contatti di Romano senza problemi. Grazie anche a te, Walter. Noi ci vedremo, no? Martedì prossimo è festa, credo. Quindi saltiamo un martedì. Martedì è il primo maggio. Quindi ci vediamo un giorno di ferie. In questi giorni, anzi, ci vedremo poi i giorni di ferie, diciamo la verità. Sarà un po' un palinsesto, un po' a spizzichi boccone, un po' feriale. Sì, un po' come l'orario ATM del sabato, che non si capisce mai bene quando passa. Davvero. Ci sono degli orari fuori, però. Grazie mille davvero a entrambi. Grazie. Buona giornata a tutti, anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento questa sera è alle 18:30 col telegiornale della sera di Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.